cristiano crolla. Ora io a questo punto vi chiedo, perché voi non siate di Dio su questo edificio, quali sono le prove che voi portate perché Gesù Cristo è esistito? Ne aspetto uno. Il personaggio storico è esistito e tutti gli scienziati lo dicono. Lei non può negarlo! Lei non può negarlo perché è una cosa che è questo documentato, questo e lei può dire tutto quello che vuole, perché il romanzo e la fantasia è proprio legata alla persona umana. Questo significa parlare seguendo le farfalle. Quali sono gli scienziati? Lei può contare. Vuole, ma se questo era veramente scientifico, era dominio pubblico. Infatti, non era nascosto, era una situazione di dominio pubblico. Se effettivamente era scientifico, invece non lo è. No, perché è una teoria che contiene ancora un po' di teoria. Le condizioni a volte sono sulla fede. Io sto dicendo che questo sta diventando sempre più di dominio pubblico e lo diventerà presto totale, da quando non c'è più l'Inquisizione e noi siamo liberi di parlare attraverso internet. Mi ha capito? Ci stiamo liberando e queste masse aumentano, stanno aumentando. Io non so, un esercito di migliaia di persone che aumentano e stanno diventando. Sono più affascinanti delle cose reali. Infatti, attraverso questo fascino di fanfarucche, e per se che è riuscito a prendere un miliardo di. Tutta la conoscenza che i rabbini avevano di Gesù fu da loro ottenuta attraverso i Vangeli. Non è caso di sorprendere che nel secondo secolo gli ebrei non ritenevano necessario mettere in questione questo corpo, cioè l'esistenza storica di Gesù. È certo comunque che qualcuno in effetti la mise in dubbio. Infatti Giustino nel suo dialogo con Trifone rappresenta l'ebreo Trifone che dice: voi seguite una voce uomo e vi fate un Cristo da solo. Se è nato e vissuto da qualche parte è completamente ignoto. Che ha un messaggio rivoluzionario da portare. Ti ho scelto Abramo, infatti Abramo come si chiamerà? Si chiamerà Israele, lui è Israele. Non sono più accreditabili delle fiabe esopiane, il contesto storico veramente l'hanno scritto degli ignoranti di storia, non si può dire che non esista, che troviamo degli anacronismi, degli errori storici non solo ci dimostrano che quelle vicende non sono mai accadute, ma addirittura ci possono dimostrare che sono state completamente inventate dagli evangelisti, che dunque erano degli ignoranti di storia. No, certe cose non vanno te. No, certe cose non vanno te. No, certe cose non vanno te. Lasciamo quello che dice la Bibbia, quello che dice la Bibbia. Previsioni? Ottime. La Bibbia è il libro più venduto del mondo. È quello che sa che Dio compie quasi 35 milioni di omicidi nella Bibbia, comprese donne e bambini innocenti. Vogliamo citare qualche passo? Quello in cui diventa... No. Allora, quando Davide va con la moglie di Uria e nasce il neonato da questo adulterio, Dio uccide dopo 7 giorni con Pentecoste il neonato perché è frutto di un adulterio. Ma io dico, questo sarebbe degno del più becero delle vendette trasversali dei mafiosi di oggi. Che vogliamo fare? Ma per gli storici non c'è nessuno che mette in dubbio l'esistenza di San Paolo. Ma perché nessuno ne parla di San Paolo? Nessuno afferma l'esistenza di San Paolo. Un'osservazione che possiamo fare? Scusa, ma puoi mettere quella? Quale di questi personaggi era vivo nell'anno 33? Nessuno.
per biblica ed extra biblica. Neanche farlo apposta, a Venezia mi sto confrontando con un altro mio confratello che è professore di ugaritico e di ebraico, e stavamo proprio discutendo in questi mesi, non con uno schema così ben fatto, ma sui tanti punti che ha evidenziato adesso Alessandro e che adesso io riprendo brevemente per dire quanto il discorso che ha fatto Alessandro merita di essere assolutamente approfondito. Ma per concludere, io direi che questo schema va tenuto. Anzi, mi piacerebbe portarlo a Venezia, sì, se no, mi dai permesso. Le manderò anche uno lo studio. Grazie, sì, e sottoporlo a questo anche mio confratello che sta proprio lavorando da mesi e mesi attorno a Thun. E di dire. Anche perché, scusi, un'ultima prego. Cosa: si ritroveranno comunanze archetipali straordinarie tra Horus e Gesù, poi. In sostanza quello che lei ha esibito adesso, e quindi lo ratifico, lo convalido, e questo dimostra anche quanto lo studio proprio dell'antropologia culturale e filosofica e religiosa aiuti a capire la Bibbia.